Noi abbiamo, non lo so, abbiamo finito quello che dovevamo finire o ancora no? Ah, seconda restrizione, Tzimtzum Bet. Quindi, dopo il Parzuf Ab, noi abbiamo la stessa tendenza. C'è qui Bitush Pnimu Makif, come al solito. E come al solito noi abbiamo qua luce circondante, si scontrano con la luce interiore e allora la luce inizia ad innalzarsi, arriva fino al Pederosh e là a Dereshimot, Gimel Bet, e allora fa Zivugdaka. Pederosh de Ab ad Chazederosh Dal Bina Pederosh de Ab fino al Pederosh, fino al Chazé, scusate, fino al Chazé de Ab, e allora abbiamo un nuovo Rosh, nuovo Guf, però comunque ancora non supera i confini di questo. E il Parzuf Ab si chiama Parzuf Sag. E allora noi vediamo che Galgalta è Kotso Shel Yud, punta di Yud. E Ab è Yud, e invece Sag è la prima lettera Hei, Binah, ed in questo Parzuf c'è qualche cosa di speciale, in quanto è uscito su Reshimot Gimel Bet. Allora risulta che ha in suo Ta'amim Gimel Bet e per questo non può superare questo Parzuf Ab. Il Tabor generale, la luce non può espandersi fino alla fine del Galgalta, fino a Sof del Galgalta, ma quando inizia a purificarsi, questo Parzuf inizia a svuotarsi, arriva a Nekudot, in questo processo, uscita della luce, il suo Nekudot possono scendere in basso. Risulta che in questo Parzuf Nekudot, abbiamo specialmente in questo Nekudot, Yud-Hei, e qui Vav-Hei, non c'è tanto importante questi punti, questi Nekudot, loro si mischiano con Nehide-Ak, riempiono a loro, in Bet, Detlapshut, invece qui è il gradino Dalet. E da qui proveniente da questo Sof de Galgalta e ricevono una luce supplementare, luce di Hasadim, supplemento. E allora da questo, questi Nekudot del Sag, loro ricevono anche un supplemento. Ah, luce supplementare Bet, e invece qui Dalet. Ma questo lo inizieremo a studiare dopo la seconda restrizione, quando passeremo questo. Quindi siamo arrivati a una situazione quando c'è una serie di Parzuf, Galgalta Absag, poi dopodiché abbiamo altri due Parzuf, ma non sono tanto importanti, ma comunque sono Parzuf che escono dall'ordine delle cose. Quindi questi Parzuf si chiamano Ma e Bon. Questo è Ma e questo è Bon. Perché poi escono altri Ma e Bon che si chiamano Ma e Bon superiori. Ma esce su Bet Alef sulla Reshimo. Invece Bon, Shloreshmo, Shoresh Aleph. Si può fare domande, generalmente su tutto ciò che abbiamo parlato fino alla seconda restrizione.